ragazzi, oggi vi parlo da questa location speciale che sicuramente tutti avrete riconosciuto, è l'Arena di Verona. Vi ho già dato nel canale un paio di speciali sull'Arena di Verona, sul montaggio di tutto il repertorio dello spettacolo Tutti per Uno. Non è quello che voglio fare quest'anno. Quello che voglio fare quest'anno è semplicemente, diciamo che quest'anno per me è stato un po' una linea di demarcazione tra la batteria completamente acustica e la batteria elettronica. E quindi all'inizio del tour ho avuto una scelta da fare, una scelta che ho preso io, e decidere se fare con un set totalmente acustico oppure decidere di integrare l'elettronica nel mio set e come integrare l'elettronica nel mio set, e ho scelto questa seconda strada. Passiamo intanto a vedere il set. Il set è concepito, è il solito set che io utilizzo. Quest'anno ho scelto di utilizzare un tom solo, l'anno scorso ne avevo due, è la solita batteria che abbiamo utilizzato per tutti per uno e per tutte le tournée del volo, però abbiamo integrato con una Roland SPDX. Notate che ho messo anche il nastro sopra con i nomi dei pezzi che devo suonare, sempre per aiutarmi. Poi abbiamo un secondo pedale che è qua in questa posizione, che è quello che ovviamente è attaccato alla Roland, e un pad che non sarebbe stato del tutto necessario, questo pad Roland che ho qua alla mia destra, perché mi rende più comodo, chiaramente, insomma, faccio centro meglio. Ma la parte importante è la realizzazione, perché cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso i campioni originali del disco e abbiamo messo questi campioni direttamente sui pad. In tutta questa parte io mi sono fatto aiutare da una new entry fondamentale che c'è stata quest'anno, che è il grandissimo Pietro Posani, che è un ragazzo giovane che suona la chitarra, meraviglioso, fantastico, un chitarrista eccezionale, ed è stato per me comunque un aiuto grandissimo anche in tutta questa parte dell'elettronica. E quindi vi faccio spiegare da lui esattamente che cosa abbiamo fatto. Ok, mi stai prendendo l'inquadratura? No, non ci sei. Allora, lui certo. È Pietro, e se non c'era lui non c'era neanche l'elettronica quest'anno nel mio set. Ma la cosa importante è che io non voglio fare quello che, capito, la Salunga e vi dice: ah, perché ho messo i campioni? No, vi faccio spiegare tutto da lui, perché mi ha aiutato lui, non mi vergogno di questa cosa. Allora, spiega che cosa abbiamo fatto alle prove, Pietro. Allora, intanto ciao a tutti. E allora, il lavoro che è stato fatto innanzitutto è stato quello di ricevere gli stems, che sono le singole tracce di un brano che ci arrivavano per tirare giù le parti, e quindi quando ne arrivava lo stem di batteria conteneva i suoni elettronici, per cui il primo lavoro da fare era scegliere cosa volevamo campionare, perché tante volte magari in un singolo pezzo ci sono 3-4 tipi di cassa, o la cassa della strofa, la cassa del ritornello, per cui capire qual era la parte essenziale. Dopodiché, una volta scelti i suoni da importare, il lavoro da fare era quello di cioppare le tracce, quindi tagliare i campioni audio, stando lì il lavoro da fare è sempre quello di stare attenti ai fade in e fade out e a prendere la parte del transiente, per cui avere un campione che inizia subito, tu devi suonarlo e deve essere a tempo, perfettamente a tempo, e chiaramente non deve avere dei click all'interno, perché se non vengono eseguiti fade in e fade out in maniera corretta hai un campione che contiene anche un click. Il secondo lavoro è stato quello di normalizzare i sample, per cui dentro al pezzo ne avevamo dei kick e degli snare che erano a volumi sempre diversi, e per cui ogni sample andava portato al massimo del volume disponibile, quindi a 0 dB, a meno 0,1 dB. E dopodiché i campioni venivano esportati e andavano inseriti sulla macchina, e poi lì avvenivano tutte le assegnazioni, perché Bruno alcune casse le voleva sul pedale esterno, perché c'è un pad esterno e un pedale esterno, oltre ai pad sull'SPDX. E dopodiché, una volta che venivano fatte le assegnazioni, l'ultimo lavoro da fare era quello delle assegnazioni sui canali, per cui noi abbiamo fatto questo: abbiamo portato tutto al volume massimo, tutti i campioni erano allo stesso volume, dopodiché su un canale uscivano tutti i kick e su un canale uscivano tutti gli snare, così che al fonico arrivassero su due canali diversi. E ecco, dopodiché loro se li potevano gestire come volevano. Assolutamente, erano totalmente autonomi. La scelta che è stata operata all'inizio, e questo, faccio questo piccolo insert perché è importante, era che se anche in un brano noi avevamo 3-4 casse, abbiamo preferito sceglierne un numero un po' più contenuto, perché altrimenti per me si trattava di andare a reimparare a suonare la batteria, perché dovevo
avevo troppi pezzettini quadrati nei quali colpire. Non avevamo abbastanza gaffa per segnare tutti esattamente, quindi sembrava di suonare un altro strumento che non era più la batteria alla quale sono abituato. Però ho preferito sì avventurarmi in questa cosa perché mi sembrava giusto così e per rendere insomma lo spettacolo più completo e migliore. Come vi avevo detto, Pietro vi ha spiegato perfettamente tutto quanto. Spero che questo contenuto, che magari rispetto alla cornice è diverso da quello che vi state aspettando, sia comunque un contenuto utile, perché so che tantissimi giovani partono dall'elettronica e sanno tutto quanto. Qualcuno che ha qualche anno in più, tipo me, sono sicuro che magari può trarre un qualche beneficio da questa spiegazione, perché no, uno slancio anche per qualche lavoro che va ad affrontare. Quindi grazie a Pietro per questa magnifica avventura insieme, che tra l'altro si concluderà soltanto in settembre. Noi abbiamo davanti a noi 30 date e quindi ci vedremo sicuramente in giro per l'Italia. Ciao a tutti, iscrivetevi al canale, ci vediamo presto. Ciao.